No, buongiorno a tutti, siamo collegati, mi metto anche le cuffie, ben, ben arrivati, ci manca ancora un ospite, ma benvenuti all'evento Riduzione e Compensazione della CO2. Io sono Emanuele Bompan e sono il direttore della rivista di Economia Circolare e Materia Rinnovabile, sarò il moderatore di questa talk su uno degli elementi chiave eh, di, questa, di questo secolo, mi verrebbe da dire, ovvero il tema della decarbonizzazione come ridurre e compensare le emissioni di CO2 eh, nel mondo, mondo dell'industria soprattutto e non solo. La tavola di oggi quindi vedrà la presentazione di sei iniziative, sei aziende che hanno adottato processi di riduzione e compensazione della CO2, che quindi ci racconteranno il proprio sforzo, eh, tra spostiamo il proprio sforzo su... Eh, sulla decarbonizzazione e quindi sulla riduzione delle emissioni aziendali o come aiutare anche nel caso di chi fa compensazione le aziende a ridurre e compensare le proprie emissioni e vedremo quali sono le opportunità, le problematiche dalla messa a terra di tecnologie fino alla rendicontazione di queste emissioni. Non parlo ulteriormente, passo subito la parola alla nostra prima eh, partecipante, la nostra prima speaker, Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo, ben arrivata. La regola di questo primo giro di presentazione è ognuno racconta in 5 minuti cosa fa la propria azienda in termini di, di, di riduzione o compensazione, ci dovrebbe essere anche una slide, lascio a te la parola, ben arrivata Cristina Bombassei. Grazie, buongiorno, spero si senta, <ride> cuffia e microfono è abbastanza impegnativo. Allora, 5 minuti per parlare di quello che fa un grande gruppo come Brembo che oggi è in 15 paesi con 29 stabilimenti e oltre 14.000 collaboratori. Eh, sarà un'impresa ma provo accennandovi alcune delle attività che facciamo. Innanzitutto eh, abbiamo creato un'importante governance sui temi ESG in generale, quindi la parte ambientale, la parte di governance e la parte... Ehm, di, di la parte sociale, dove ovviamente la parte ambientale in questo contesto richiede un'attenzione molto ampia. Noi da anni propedeutico a tutte le attività che il gruppo Brembo sta facendo sotto la mia direzione, io sono Chief Cesar Officer. È stata quella di porre grandissima attenzione a tutto il mondo degli stabilimenti. Abbiamo una carta di identità ambientale per ciascuno di essi e cercare di importare le best practice di ciascuno dei stabilimenti ehm, adeguandoci alle legislazioni più severe che ci sono a, a, a tutti gli stabilimenti del gruppo. Questo per dire che abbiamo una raccolta di KPI, di indicatori. Noi siamo quotati alla borsa di Milano da quasi 30 anni e quindi abbiamo anche un'obbligatorietà per dimensione alla rendicontazione. E questo è stato un esercizio per tutta una raccolta di dati per noi fondamentali che ci aiutano a questo percorso di arrivare a net zero che abbiamo dichiarato nel 2019 per arrivarci al 2040. È uno sfog... Quindi anche prima degli obiettivi nazionali 2050? Cerchiamo di farlo prima perché dal 2019, per esempio, abbiamo già ridotto del 30% diciamo, le emissioni. È ovvio che è un esercizio complesso perché non lo vogliamo fare a parità di perimetro del 2019, noi già abbiamo acquisito due società nuove, eh, per fortuna eh, già semi-green, ma e abbiamo quasi 2000 risorse in più rispetto ad allora, e quindi l'esercizio diventa un po' eh, più complicato. Cosa ci ha aiutato ad arrivare anche a questo ehm, percorso che vogliamo fare virtuoso ma anche molto complesso è stato anche aderire al Carbon Disclosure Project. Brembo è da dieci anni che aderisce. Eh, lo facciamo e negli ultimi quattro anni eh, con eh, appunto questa raccolta di indicatori sempre più affinata nel tempo, e devo dire che questo ci ha portato a fare un ottimo esercizio, un'ottima indicazione. Abbiamo ottenuto la doppia classificazione A, eh, siamo tra i pochi gruppi in Europa ad avere la doppia A, quindi con un massimo punteggio verso l'attenzione al cambiamento climatico, di cui questo è un tema, e anche però al eh, non spreco della risorsa idrica. Come lo facciamo? Lo facciamo con grande eh, minuzia, la tecnologia e l'innovazione sicuramente deve affiancare i percorsi di sostenibilità che stiamo facendo perché la raccolta eh, delle informazioni non è mai così scontata. Abbiamo creato una direzione ambiente ed energia dedicata all'interno del nostro stabilimento di capogruppo che quindi disciplina quella famosa carta di identità ambientale per ciascuno degli stabilimenti e che dà le direttive per poterlo fare. Ho una serie di altre iniziative, ma non vorrei sforare i 5 ancora, minuti. Se ancora un, un ancora... minuto, ce l'abbiamo. Secondoci <ride> ecco. è sì. quella più significativa, magari. Più ma uh, innanzitutto, noi siamo nel settore automotive, non l'ho detto per chi non ci conosce: noi facciamo sistemi frenanti per automoto e siamo in tutte le competizioni. Un ehm, mercato simile a quello della dottoressa Pessina che, che, che si occupa di, di, di Pirelli, quindi. Ehm, Abbiamo molte attività e anche dalla pista alla strada abbiamo una serie di banchi prova per cui anche sui processi ma soprattutto sui prodotti ci permette anche di eh, fare delle, 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 delle progettualità che, eh, ripeto, non riguardano solo l'ambiente inteso come minore emissioni, dagli, dagli, de, 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 noi siamo energivori, le fondere, partiamo dalla fonderia e arriviamo alla logistica che distribuisce le nostre scatole rosse con i sistemi frenanti. Passiamo attraverso un'analisi un approfondita dei processi, quindi la sfida maggiore, li stiamo rivedendo tutti proprio per andare ad analizzare anche quel LCA, quindi quel Life Cycle Assessment di ogni famiglia di prodotto, per poter analizzare la singola famiglia che cosa emetterà o che cosa emetto. Questo perché anche le case automobilistiche sono molto esigenti nelle richieste, sono molto eh, severe e quindi. Eh, facendo questo chiedono a Brembo di avere il 100% della credibilità sul dato che dà, ma lo chiede anche per tutta la filiera di fornitura. Ecco che allora stiamo facendo, e questo può essere interessante, un grandissimo lavoro per portare a bordo gli oltre 1200 fornitori per noi rilevanti, eh, immaginando anche piccole e medie imprese, non sempre sono grandi imprese, quindi meno strutturate, meno a conoscenza di alcune delle indicazioni che si possono avere per meno emettere e voi sapete che noi dobbiamo rendicontare sullo scope 1, scope 2, ma lo scope 3 che riguarda quello che non è gestito direttamente da diretta. di noi ma l'emissione diretta per esempio dalla filiera di fornitura che ne è una parte saliente, apre a tutto una, un lavoro enorme che stiamo cercando di fare portandoli a bordo con formazione, con eh, cultura, con un assessment che facciamo eh, direttamente ma anche con parti terze presso di loro per vedere che ci possano seguire quindi essere in un percorso tutti insieme. Grazie, grazie Cristina Bombasei, affidabilità che è sicuramente una delle parole chiave per il disclosure della CO2, oggi fondamentale, ne parleremo sicuramente anche nel secondo giro perché quella dell'avere eh, numeri certificati e attendibili è fondamentale anche proprio per, eh, per gli obiettivi, gli obiettivi globali innanzitutto ma anche gli obiettivi aziendali. Luca Cassani, eh, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia, società famosissima per le stampanti. Uh, cosa avete fatto voi nel processo di carbonizzazione? Come lavorate per ridurre la vostra impronta di CO2? Sì, allora giusto due parole, prima su, sulla società, quindi siamo, siamo parte noi di Epson Italia di un gruppo che è Seiko Epson Corporation che sta in Giappone. Sono circa 70 siti sparsi in tutto il mondo per 70.000 dipendenti per 8 miliardi di fatturato, questi sono i numeri. Quindi siamo in tanti. Siamo, e per questo dobbiamo essere responsabili perché l'impatto che noi produciamo la è, sicur è sicuramente importante no? quindi la responsabilità è la base di tutto ma vorrei esordire prima con una cosa proprio oggi abbiamo rilasciato i risultati di una, di una ricerca che abbiamo fatto che si chiama barometro sulla realtà climatica quindi sulla percezione che uh, a livello mondiale è stato fatto da Seiko Epson Corporation che le persone hanno sul, sul problema del clima no? che se vogliamo è proprio legato poi all'emissione di CO2 diretta conseguenza ed è emerso che è al terzo posto eh, la problematica climatica, e dalla mia slide potete vedere che il 20% della popolazione o del campione ha appunto messo il, sul podio eh, questo problema. In realtà, poi abbiamo chiesto anche un'altra domanda: no? abbiamo chiesto qual è la percezione di ogni singola de, delle persone che sono state intervistate. Eh, vorrei fare una domanda alla platea a questo punto, visto che è, è variegata. Chi di voi pensa che usciremo dalla crisi climatica nei prossimi 50 anni? Tre, tre, tre persone. Vedo grande ottimismo. Chi nei prossimi 100 anni? Eh, direi un 25%. C'è più fiducia sulle generazioni che verranno. noi però. Mai? I pessimisti. Ok, va bene. No, però dico una cosa ai pessimisti, no? 35 anni fa è stato firmato il protocollo di Montreal, no? dove all'epoca il problema principale era il, il buco nell'ozono, in realtà grazie all'innovazione e tecnologia delle aziende, insomma in qualche modo siamo a mette, andati a mettere una toppa a questo, no? quindi cerchiamo di essere un po' più ottimisti. In realtà quello che è uscito da questa indagine è che il 48%, e qua ho la seconda slide, a livello mondiale, questo, eh, il 48% pensa che si uscirà nei prossimi 25 anni, 50 anni, quindi nell'arco della propria vita, che è una percezione, se vogliamo, un po' troppo ottimistica, ed è tipica delle eh, popolazioni presenti nei paesi in via di sviluppo, perché loro chiaramente devono produrre, devono sviluppare, probabilmente non hanno nemmeno le nostre conoscenze e informazioni. No? In Italia siamo al 25%, quindi se vogliamo il. La seconda risposta che è stata più numerosa nel nostro panel, qua molto ristretto, ma che comunque è anche significativo. Quindi, in realtà forse dobbiamo lavorare ancora sulla consapevolezza delle persone. No? Però tornando un po' a quello che stiamo facendo, allora eh, noi abbiamo emanato una Vision 2050. Uh, l'abbiamo rivista un paio di anni fa, dove siamo andati a dichiarare che saremo carbon negative entro il 2050 e che non utilizzeremo più le risorse, le materie prime provenienti dal sottosuolo. Questi sono i, i due grandi uh, obiettivi che abbiamo, no? uh, obiettivi che nel medio termine uh, sono stati approvati uh, e validati dal Size Base Target e, e che quindi stiamo cercando di portare avanti. Cosa stiamo facendo oggi? Allora, innanzitutto dobbiamo tenere presente che L'ha detto anche Cristina prima, no? ha parlato di innovazione. Per noi l'innovazione e la tecnologia devono essere dei fattori abilitanti per arrivare alla sostenibilità, in questo caso alle, eh, alla riduzione delle emissioni. No? E quindi mettiamo assieme proprio le, i termini di innovazione e sostenibilità parlando di innovability. Eh, dicevo prima, eh, abbiamo queste, questi due grandi, grandi obiettivi che stiamo cercando di raggiungere fondamentalmente su due eh, filoni. No? Quindi, quella dell'innovazione del business model e dell'innovazione dei processi. Eh, non so come sono con i tempi, magari parlo un attimo del, dell'innovazione dei eh, processi e dei prodotti. Un esempio sul quale stiamo lavorando, è qua la quarta slide, ma avevamo detto solo di, di, parlare, di avere solo una slide. però è digitale, allora, non avevamo specificato. Eh, non avevamo specificato. Parasyn. Che cos'è il pararesin? Il pararesin è, è una plastica uh, biologica che verrà sviluppata, stanno sviluppando attraverso un consorzio dove Seiko Epson Corporation ne è parte, in Giappone, attraverso uh, fondamentalmente l'utilizzo di alghe. Si pensa che nel 2030 riusciremo ad ottenere questa nuova plastica biologica che andrà ad essere introdotta poi nei nostri, nei nostri prodotti e si parlerà di... 200.000 tonnellate di produzione, quindi questo è sicuramente un'innovazione di prodotto che porterà dei vantaggi notevoli in termini di emissione di CO2. Il secondo aspetto a livello di, eh, di, di processo è legato all'energia che, all che proviene da fonti rinnovabili, quindi entro il 2023, quindi stiamo parlando di dopodomani fondamentalmente, tutti i 70 siti che vi dicevo prima dovranno essere approvvigionati con energia proveniente da fonti rinnovabili. Al 100%. Al 100%. Ad oggi siamo al 60%, vuol dire che tutta l'Europa, tutto il Giappone e già alcune fabbriche del Farist si stanno approvvigionando di eh, energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo significa che quando sarà tutto a regime avremo circa 350.000 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno. Numero eccezionale, direi. Grazie, grazie a uh, Luca Cassani. Passo subito la parola a Letizia Mastroianni. Buongiorno. Buongiorno, Buying and Corporate Responsibility Director di Aldi Italia, grande catena tedesca, tra l'altro di origine sì. tedesca, eh, della GDO. Settore che in questo momento deve combattere soprattutto sui costi di gestione, la catena del freddo, l'illuminazione, eh, gli edifici, perché poi siete un retail. Eh, come state affrontando voi il processo di decarbonizzazione come Aldi Italia in questo caso? Allora, noi ovviamente come Aldi Italia siamo inseriti, come dicevi giustamente tu, eh, nel gruppo Aldi Sud che da anni... Avviato un percorso di eh, riduzione e di eh, compensazione delle emissioni di CO2, tanto che nella nostra Vision 2030 è detto a chiare lettere che l'obiettivo è emissioni zero. Quindi, un obiettivo sicuramente ambizioso, che eh, presuppone eh, un percorso che ovviamente non nasce dall'oggi al domani, ma che si compone di tanti piccoli passi. E quindi noi concentriamo la nostra strategia in due blocchi, se vogliamo. In un primo blocco, per quanto riguarda le attività prevedibili ed evitabili, abbiamo un sistema di misurazione, noi ogni anno redigiamo un company carbon footprint che ci permette di rilevare sia il consumo di energia dei nostri punti vendita, del nostro headquarter e dei nostri centri logistici, ma anche il nostro consumo di carburante, sia inteso come flotta aziendale. Eh, ma anche come eh, trasporto logistico da e verso i punti vendita. Dalla misurazione segue ovviamente la riduzione e questo lo facciamo attraverso una forte spinta all'innovazione tecnologica, ma anche un focus molto importante eh, sull'ottimizzazione dei processi aziendali che sono fondamentali per tenere monitorato questo aspetto. E poi per quelle attività che non sono prevedibili e non sono evitabili, agiamo in un triplice modo. Da un lato abbiamo la compensazione, quindi noi promuoviamo insieme a Climate Partner, che è un nostro partner eh, storico a livello di gruppo da ormai 15 anni, quattro progetti eh, di eh, sostenibilità in eh, Cina, Brasile ed India che si concentrano sull'energia eolica, l'energia solare e la protezione delle foreste. Quindi, Andiamo a costruire un impatto positivo, un impatto sociale e ambientale su comunità che sono fortemente colpite dal cambiamento climatico. E poi dicevamo la certificazione. Nella prima fase di apertura dei punti vendita per l'energia grigia che non riusciamo ad evitare prima di eh, acquistare energia green dai nostri provider, eh, certifichiamo tramite certificati di origine REC. E poi l'ultimo aspetto che secondo me è quello più interessante della nostra strategia è la sensibilizzazione. Abbiamo infatti recentemente attivato tre incontri completamente gratuiti e facoltativi per i nostri fornitori, eh, sempre in collaborazione con Climate Partner, eh, che ci permettono di eh, sensibilizzare appunto i nostri fornitori eh, sulle possibilità di compensazione, eh, sulle possibilità di investimento, ma anche sulle responsabilità che anche i fornitori hanno insieme a noi nella, eh, nella lotta al cambiamento climatico. E questo è un aspetto, secondo me, molto importante eh, perché fa capire come, nella nostra visione, eh, la responsabilità nella protezione del clima è eh, una responsabilità comune e condivisa. Chiedo velocemente giusto una cosa sugli edifici: come, come fate, visto che comunque è una componente importante eh, nella progettazione e nel, nella gestione degli edifici. Ha un ruolo importante nella riduzione delle emissioni. che assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, noi eh, i nostri edifici eh, sono Index G, abbiamo addirittura anche dell'index H e nasce appunto da una progettazione eh, degli edifici in modo tale eh, che appunto il calore eh, che, viene, che viene prodotto mi viene in mente, non lo so, dai forni, forni venga riutilizzato all'interno delle strutture, utilizziamo pannelli fotovoltaici, ne abbiamo 87, eh, abbiamo, utilizziamo energia green. Eh, e quindi ci dotiamo di tutti questi strumenti come per esempio l'illuminazione a LED. Eh, penso che l'esempio più importante da questo punto di vista sia la filiale di Monica Del Garda, eh, che è la prima filiale eh, climaticamente neutrale ed ehm, è un negozio che ci servirà da prototipo per i negozi futuri. Monica Del Garda ha un impianto fotovoltaico di 55 kWh. Quello che produce in più viene rimesso di nuovo nella rete, ehm, riutilizza il calore dei propri banchi frigo per scaldare il, il punto vendita, ha un recupero totale dei rifiuti che produce sia in termini di eh, carta e plastica ma anche di rifiuti eh, diversi. Eh, da questi ha un impianto eh, di energia, un impianto di illuminazione a led eh, e è diciamo, il nostro fiore all'occhiello, Ecco, è quello dove vogliamo arrivare. Grazie, grazie Letizia Mastroianni. Si parlava di compensazione, Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, voi siete un precursore della compensazione, non mi ricordo neanche in che anno, ero ancora più o meno un ragazzino. quando... 2001, 2001, avevo ancora i capelli. Allora, io per entrato all'università, ci racconti un po' come è, com è cresciuto anche, come è cambiata anche la sensibilità dell'interesse nei confronti della compensazione delle missioni giuridiche. Allora io eh, come Livegate racconto che cosa abbiamo fatto in questo percorso ma spendo solo 30 secondi prima per raccontare che cos'è Livegate. Livegate è una realtà che ha come fil rouge di tutte le sue attività la sostenibilità, noi abbiamo da una parte un network, un media network che parla con la radio, con i social media. Con un giornale online, livegate.it in italiano e livegate.com in inglese, parla dei temi di sostenibilità, di stili di vita sostenibili, di come si può andare nella direzione giusta o quella per che perlomeno noi riteniamo sia la direzione giusta. Ehm, questa è una prima attività. La seconda grande attività che fa Livegate è quella proprio di accompagnare le aziende in percorsi di sostenibilità o rivedendo come fanno i prodotti o i servizi o ehm, se li hanno già fatti per bene, aiutandoli, aiutando queste aziende a promuoverli, presso per esempio la nostra community, noi abbiamo circa 5 milioni di persone che ci seguono interessate a questi stili di vita, quindi la sinergia tra la prima parte che parla alle persone e la seconda che lavora con le aziende è già questa. No? Ehm, e poi abbiamo una terza parte ancora che parla e che lavora con l'energia, produce solo e esclusivamente energia rinnovabile e vende energia rinnovabile. Questo è il nostro panorama. In particolare per il titolo di questo intervento abbiamo qualcosa da dire perché 22 anni fa nel 2000 io ero un ricercatore a Losanna dopo essermi laureato qua al Politecnico di Milano e la Svizzera è stata uno dei paesi dove si è sviluppato dove è stato inventato il life cycle assessment che non è una scienza molto vecchia rispetto a tante altre e partecipavo a questi incontri che si chiamano COP, questi incontri che poi hanno portato dopo tanti anni e tante fatiche al protocollo di Kyoto che è arrivato nel 2005 poi nel 2006 è entrato in vigore Insomma, per farla molto breve, io vedevo che lì non si arrivava da nessuna parte e da buon ingegnere Brianzolo ho provato a trovare una, una soluzione più intelligente. Cioè, se da una parte mi dicevo che c'era un problema incredibile e non lo sapeva nessuno, perché nel 2000, vi assicuro che non lo sapeva nessuno, ehm, io dicevo è impossibile che le aziende non abbiano voglia di fare qualcosa per provare a, 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 a sistemare il problema e magari raccontarlo a dei a dei consumatori, a dei clienti che possono essere contenti quindi semplicemente avevo inventato un marchio con scritto impatto zero e se questo marchio lo trovate su un prodotto significa che di quel prodotto qualcuno noi ha fatto il life cycle assessment quindi è andato a vedere eh, tutte le emissioni di CO2 in tutte le fasi del ciclo di vita, ha ridotto per quanto possibile queste emissioni e poi le ha compensate all'inizio era solo con la creazione di nuove foreste e poi man mano con progetti di efficienza energetica di tutti i tipi che come oggi ci sono. Questa cosa che sembrava uno scherzetto, io ho provato a proporla a, nel 2000 a due o tre associazioni e grandi aziende che mi guardavano come fosse un marziano. E poi invece ho conosciuto LiveGate che era appena stata fondata qua in Italia, quindi sono ritornato in Italia e da lì abbiamo fatto partire il progetto che è diventato quello che c'è oggi. Oggi ci sono. Eh, più di 500 milioni di prodotti che hanno sopra questo marchio, abbiamo lavorato con 1300 aziende facendo tutto questo percorso, abbiamo rifiutato di lavorare con, credo, circa 250 aziende che volevano vederla solo come una vernice verde, non come un modo per rivedere, ricambiare i processi o il prodotto e ci siamo tolte tante soddisfazioni. Tante è stata la fatica, infatti ripeto, avevo i capelli e da, da qualche anno non ce ne ho più, non solo per colpa di gemelli che mi sono arrivati nel frattempo, ma per tanto per il lavoro, ma eh, delle soddisfazioni ce le siamo tolte, quindi abbiamo lavorato veramente con qualunque cosa, qualunque settore vi possa venire in mente, dall'automotive all'alimentare, da cose altissime come il primo libro che abbiamo messo in patto zero, che è stato uno dei libri del Dalai Lama, uno degli ultimi. E ancora stiamo parlando del 2002, fino agli eventi del Dalai Lama o di Papa Francesco per esempio, fino a cose molto più prosaiche come gli eventi di Vasco Rosso e Ligabue, fino a libri come Harry Potter o come Topolino, insomma il Sole 24 ore, veramente dite un settore e l'abbiamo toccato. Nel frattempo eh, sono arrivate eh, 12.000 altre realtà eh, sul, sul pianeta che fanno questa cosa e noi ne siamo contenti. Perché quello che volevamo non era diventare i più grandi del mondo, era lanciare un messaggio e lanciare un modello che potesse cambiare le cose. Su questo, magari dico sull'outlook, dico magari qualcosa nel secondo giro. Per chiudere, quello che volevo dare come esperienza nostra è che oggi è evidente che siamo in uno scenario totalmente diverso. Il primo amministratore legato di una grandissima multinazionale che cinque anni dopo è diventata cliente. Ma quando io l'ho visto nel 2001, dopo avermi lasciato parlare, io appunto ero ex ricercatore, così dopo avermi lasciato parlare per mezz'ora, ed era l'amministratore legato di una grandissima multinazionale, quindi non era uno che non sa niente, eh, mi lascia finire e poi dice. Ma io comunque, lei mi sembra anche sveglio, però io queste cose non ci credo. possibile che la CO2, io la bevo tutti i giorni nella, nella mia acqua minerale, è possibile che faccia tutti questi casini, che lei sta a raccontare, la crisi climatica. Eccetera. Quindi questo era quello che succedeva nel 2001 su un target alto, non, non è la prima persona passata che passava per la strada. Quindi oggi, grazie al cielo, siamo in un mondo totalmente diverso, c'è una consapevolezza diversa, però c'è ancora molto molto da fare. Il risultato più bello che abbiamo portato a casa, chiudo subito, è stato di lavorare con le aziende che grazie a questo percorso, il primo in cui ti faccio la fotografia del prodotto e ti aiuto a ridurlo, hanno scoperto per la prima volta che cosa ci stava dietro al prodotto, perché tante volte c'erano dei direttori marketing che lanciavano un prodotto e non sapevano neanche bene come veniva fatto. E c'è stata la voglia di rivederlo il prodotto e questo ha portato delle innovazioni e delle cose super. E queste sono state le esperienze più belle. Ti faccio una domanda, Flash: visto che adesso si è affollato il, come dire, il mercato di chi offre soluzioni di compensazione, tu vedi una maturità in questo settore o ancora c'è tanto buona volontà e poca serietà? Allora anticipo quello che ti avrei detto nel secondo e poi penso a qualcos'altro a dire dopo. Tanto, e purtroppo, domande da fare. Bene. Purtroppo, purtroppo da un lato è evidente che è un valore positivo, no? Questa moda, quel fatto che tutti vogliano poter dire che il prodotto è green, è super, no? Perché almeno dà una spinta nella direzione giusta. Dall'altra parte è evidente, come anche nel mercato dei crediti, che fare volumi molto in fretta. Ha portato a delle strutture sul mercato. Quindi, noi per faccio un esempio molto concreto, abbiamo 20 progetti che seguo da 20 anni in giro per il mondo nei paesi in via di sviluppo. Piantare degli alberi o fare qualsiasi cosa in Africa, in Costa Rica, in Brasile, in Argentina, dove volete, sembra facile a dirlo, anche a disegnarlo sulle slide è facile, è meno facile realizzarlo e fare che poi non ci siano casini appena ti giri. Questo succede e se tu hai il controllo della filiera come abbiamo noi sui nostri progetti è facile più o meno anche gestire i problemi quando arrivano e arrivano. Nel mercato invece dei crediti certificati emessi sul mercato che piacciono tanto ai manager che vogliono delle cose anche noi li compriamo eh, perché non abbiamo... Sono tutti stravenduti i nostri progetti di filiera, quindi anche noi li compriamo. Purtroppo, facendo noi scouting e controllo anche di quelle robe lì, trovi che tante volte c'è qualcuno che anche con buona volontà è andato a certificare una cosa al giorno uno, ma dopo tre anni la situazione è molto diversa e quindi ci sono tanti problemi da, da andare a risolvere. Grazie, grazie Simone Molteni. Poi, magari, vediamo anche come si evolvono le tipologie di progetti. Una volta si faceva soprattutto forestazione, adesso vediamo sempre una molteplicità di nuove opportunità, di nuove soluzioni. Eleonora Giada Pessina, Group Sustainability and Diversity Officer di Pirelli Group, altre aziende dell'automotive, eh, che ha intrapreso un importante percorso di decarbonizzazione. Se ci illustri un po' qual è stato da giorni, come dicono tutti negli Stati Uniti quando si parla di CSR, questo viaggio verso la decarbonizzazione. Ok, grazie e buongiorno a tutti. Qui vedete una slide dove noi eh, abbiamo illustrato la nostra strategia eh, di eh, catena del valore per la decarbonizzazione. Anzitutto, eh, importante, qui mi collego a quello che dicevano i colleghi prima, ehm, il fatto di dare dei numeri che siano il più possibile controllati da un punto di vista scientifico circa la metodologia di calcolo e l'adeguatezza del numero in termini di obiettivo che l'azienda si dà. E questo è possibile farlo ad esempio tramite Science Based Target Initiative. Eh, noi abbiamo chiesto la un, eh, validazione del nostro target già anni fa. L'abbiamo rinnovato all'inizio di quest'anno. Perché rinnovato? Perché abbiamo raggiunto con quattro anni di anticipo il science-based target approvato che avevamo per il 2025 e quindi abbiamo chiesto di fare un upgrade del target e per quanto riguarda lo scopo 1 e 2, quindi le nostre emissioni diciamo, di casa nostra, abbiamo portato in linea con 1.5 gradi eh, di innalzamento della temperatura globale a eh, meno 42% entro il 2025. Rispetto ad una base del 2015. Però quello che dobbiamo dire è che la parte fondamentale più grossa sul ciclo di vita delle nostre attività, delle emissioni, è quella della catena di fornitura e in particolare catena di fornitura dei materiali. Pensate che nelle emissioni di scopo 3 che fanno parte appunto della nostra catena di fornitura quasi l'85% delle emissioni totali deriva dalle forniture di materiali. Che sono peraltro anche quelli più importanti da considerare in termini di sostenibilità non solo per le emissioni di CO2 che sono correlate e che quindi diventano prioritarie nell'ambito delle nostre attività di decarbonizzazione. Ma per la loro stessa natura sono anche potenzialmente più a rischio lato altri aspetti di sostenibilità. Quindi, posso dire, in termini di due diligence da parte nostra, eh, di diritti umani piuttosto che no deforestation, eh, piuttosto che rispetto della biodiversità. E quindi, un'area particolarmente critica, oltre a costituire la gran parte dello spending dell'azienda. Noi facciamo un prodotto che mette insieme materiali che è il pneumatico. Quindi, Pirelli facendo pneumatici, ha evidentemente questa grossa dipendenza e anche allo stesso tempo opportunità da una supply chain di materie prime. Eh, questo ci ha portato ad avere un science-based target anche appunto, applicato all'ambito delle materie prime, così da coprire di tutto lo scopo 3, di tutto il ciclo di vita delle attività di Pirelli, più del 70% e abbiamo un meno 9% entro il 2025 rispetto alla base 2018. Abbiamo già raggiunto alla fine del 2021 un meno 6%, quindi siamo assolutamente in linea per poter arrivare al nostro meno 9% di science-based target, che è un journey. Perché quando noi arriveremo al science-based target che ci siamo dati al momento, comunque dovremo proseguire essendo committed a net zero eh, con nuovi obiettivi fino a che non arriveremo ad aver abbattuto più del 90% delle nostre emissioni e di conseguenza dovremo ricorrere a quello che è residuo eh, in termini di compensazione. Compensazione che eh, lato nostro, per come noi la vediamo, ehm, è decisamente uno strumento molto importante, appunto da utilizzare in via residuale, eh, per andare ad essere carbon neutral nel momento in cui determinate attività di reale abbattimento delle emissioni di CO2 nostre e della nostra catena di fornitura non danno eh, gli effetti sperati. E nell'ambito della carbon neutrality decisamente interessante l'aspetto di nuovo, lato nostro, per come la vediamo noi, del carbon removal, e quindi afforestation, reforestation ehm, del, del, di questo genere di attività. Eh, ciò non significa il fatto che noi abbiamo la grossa parte delle nostre emissioni, eh, anche di scopo 3, eh, considerando la catena di fornitura e le nostre fabbriche, non significa che non abbiamo importanti attività di abbattimento delle emissioni anche sulle altre aree del ciclo di vita del nostro prodotto. Per esempio, in ambito logistico, noi abbiamo una logistica che è esternalizzata, non è nostra ma è decisamente importante perché eh, può per esempio evolvere in termini di logistica che utilizza mezzi di tipo elettrico piuttosto che eh, comunque a priori come basic element avere una logistica che sia la più avanzata eh, sul, sul mercato anche se non elettrica in maniera da essere eh, compliant alle mh, maggiori eh, restrizioni in termini di emissioni. A livello di prodotto e fase di uso. Ecco, questo anche in termini di tassonomia è molto importante, perché? perché il nostro prodotto di per sé stesso non emette in fase d'uso. Infatti, secondo il GHG Protocol, le emissioni connesse indirette connesse all'utilizzo del pneumatico sono in capo ai produttori di autoveicoli. Però il nostro prodotto è un forte abilitante dell'abbattimento delle emissioni di altri settori, in questo caso dell'automotive. E come fa ad abbattere e supportare l'abbattimento di emissioni di altro settore, in questo caso l'automotive? attraverso l'innovazione tecnologica che va a lavorare sulla resistenza al rotolamento in primis, eh, che è quella che da una parte consente la sicurezza del pneumatico perché è collegata direttamente all'adesione al terreno e dall'altra però può impattare in maniera decisamente favorevole sul consumo di carburante. Quindi quanto più noi siamo bravi a ottimizzare la sicurezza irrinunciabile di un prodotto come il pneumatico con una rolling resistance eh, bassa, quanto più siamo in grado di influenzare anche l'utilizzo di combustibili eh, a cui sono associate le emissioni dell'automobile. È chiaro che questo ragionamento, ove andassimo verso l'elettrico, quindi tutte le automobili fossero elettriche e tutte le automobili fossero alimentate ad energia elettrica rinnovabile, saremmo a posto e possiamo puntare anche su altre tematiche che comunque resteranno sempre, perché come diciamo la perfezione è un giorno e non ci si arriverà mai, ma... Ecco, questo per dirvi quanto si può contribuire anche da questo punto di vista. E per questo ci siamo dati obiettivi di nuovo tangibili e monitorabili all'esterno, eh, che sono relativi al labeling dei prodotti. Voi sapete che il labeling per quanto riguarda la resistenza al rotolamento va da, eh, a, a diverse lettere. Nel caso della A e la B è l'efficienza massima e veramente ulteriore, quindi il top dell'efficienza. Noi ci siamo detti benissimo, sfidiamoci. Abbiamo collegato anche a questo, e quindi all'innovazione, i benefit dei managers e cerchiamo di fare eh, i prodotti che escono sul mercato che almeno per il 70% dei nuovi prodotti abbiano un labeling A o B in termini di resistenza al rotolamento. Siamo sulla buona strada, ce lo siamo andati al 2025, tenete in considerazione che la crescita è stata nel 2021 rispetto al 2020 di un più 10%, con un 2021 che ha raggiunto il 49% dei nuovi prodotti A o B. È un 2020 che era appunto al 39. E poi ci sono le attività che pesano molto poco in termini di impatto sulle emissioni di carbonio da ciclo di vita e del fine vita, nel nostro caso, eh, anche perché eh, c'è molto recupero di materia, il pneumatico è, è un elemento particolarmente recuperato a livello a livello soprattutto europeo ma in generale a livello mondiale, è molto strutturata la catena di recupero dei pneumatici. L'obiettivo qual è? Quello di farli andare, soprattutto recupero di materia. Non è qualcosa che noi gestiamo direttamente perché il prodotto non è più nostro, ma l'engagement fa sì che si debba cercare di facilitare un flusso che porti a recupero di materia per economia circolare e il meno possibile a recupero di energia attraverso la... la la bruciatura, sostanzialmente l'utilizzo in cementifici o cose di questo genere. Ecco Grazie. questa è un po' la nostra strategia, tutto tondo. Grazie, tra l'altro pneumatico lo uso spesso come esempio quando si parla di economia circolare, perché effettivamente, oltre che essere facilmente riciclabile, c'è anche tutto l'utilizzo come servizio, quindi c'è anche un maggiore controllo da parte del produttore che poi dà consigli proprio alla flotta della logistica come guidare i camion e quindi ridurre le emissioni di CO2. Grazie a Eleonora Giada Pessina. Poi torniamo, ci sono un paio di cose che voglio chiederle. Giovanni Sorlini, responsabile qualità e sicurezza e sviluppo sostenibile di Nalca, eh, azienda del settore food che tra l'altro ha da decarbonizzare sia la CO2 ma anche il CH4. Eh, dunque con noi, noi torniamo sulla terra, facciamo bovini, produciamo carne, e dobbiamo cercare di forse ehm, spostare un po' la, il linguaggio che comunque noi abbiamo, tipico del, delle metriche, del GRI, di cui si è parlato bene. Noi siamo un grande gruppo alimentare, il più grande gruppo alimentare italiano, eh, siamo globalizzati, siamo una filiera integrata come identità aziendale. Mh, nel nostro caso ci piace dire la, eh, il modello di business, di azienda integrata, è la, eh, diciamo, la forza vera che ci porta a eh, fare sempre di meglio nel campo della sostenibilità. E, non, si, non si può pensare alla, a, nel nostro caso alla, della carne come prodotto, l'alimento è sempre un sistema e più questo sistema dialoga fra soggetti, più la sostenibilità diventa una, eh, un qualcosa che si può realmente governare. Pensate che abbiamo una supply chain con circa 20.000 fornitori intesi come allevamento per la parte di, del latte e oltre 500 per la carne. Quindi capite come eh, noi siamo dentro un ecosistema che fa il prodotto, quindi da questo non si può uscire. Abbiamo, siamo al nostro settimo bilancio di sostenibilità, ma per noi fare, siamo lo scopo 3, anche, abbiamo stiamo lavorando sui science-based target, quindi siamo allineati con questo linguaggio globale, però dobbiamo uh, uh, pensare che questo non, non, è, non ha fatto altro che darci più consapevolezza di quello che sapevamo, forse mh, se volete come sana cultura contadina, ossia di eh, integrarci sempre più e sempre meglio con chi ci porta gli animali, in tutti i sensi, sia nel senso uh, della conoscenza, delle dinamiche economiche in cui si muove l'allevamento, che sono estremamente complesse, figlie di eh, fattori iperlocali e fattori iperglobali, delle regolazioni europee, perché eh, considerate che noi siamo un settore, come tutto il resto del mondo, fortemente regolamentato. Quindi per noi decidere di obiettivi di decarbonizzazione vuol dire essenzialmente conoscere quello che sarà per esempio il carbon farming market, cioè lo strumento che la nuova PAC si sta dando per rendere sostenibile gli investimenti di decarbonizzazione a livello agricolo. Quindi noi diciamo, con il percorso della sostenibilità non abbiamo fatto altro che aumentare la consapevolezza del nostro, del nostro eh, essere, diciamo, prima di tutto allevatori e poi trasformatori industriali. Prima si diceva la, la collega di Pirelli, parlava di circa l'80%, nel momento che fa lo scope 3, nel nostro caso dell'alimentare alimentare è ancora superiore. Quindi eh, lo sforzo per... Ottenere eh, come dire, obiettivi concreti è uscire sostanzialmente dalle esperienze fatte dall'industria. Facciamo tanto biometano, eh, siamo in grado di produrlo per già in, come dire, in condizioni tecnologiche per affrontare la mobilità sostenibile, quindi biogas, biometano, tanto fotovoltaico. Le biomasse le usiamo ove possibili, sempre non mai in competizione con utilizzi più nobili, quindi per noi è assurdo pensare di utilizzare per fare energia in qualunque forma, anche la più rinnovabile, qualcosa che è alimentare o ha un valore zootecnico, Facciamo tutte queste cose, ma eh, lo sforzo in cui siamo adesso è di portare queste esperienze a livello virale eh, utilizzando tutti gli strumenti sia endogenali sia della diciamo del contesto, il PNRR per esempio per noi è uno strumento di integrazione produttiva fondamentalmente per trasferire queste tecnologie, portare il biogas sempre più eh, diciamo, dentro l'allevamento, saperlo dimensionare in relazione alle caratteristiche del singolo allevamento, sapere creare dei bacini intelligenti, un po' come oggi si parla delle comunità energetiche, noi stiamo parlando di comunità intelligenti che possono mettere a sistema risorse per fare eh, eh, decarbonizzazioni che sostanzialmente oggi è produzione di energia da fonte rinnovabile. Stiamo studiando le, tutte le possibili metriche semplici, in questo caso ci sono ottime esperienze sia nazionali, noi siamo fortemente interconnessi col mondo dell'associatismo dell agricolo, con coldiretti ma non solo, e con piattaforme europee in cui si cerca di trovare soluzioni trasferibili a livello agricolo, quindi contesti estremamente diversi da aziende strutturate, con competenze come abbiamo sentito oggi. Questo ci eh, porterà ad avere una misurazione sempre più efficiente ed essere sempre più consapevoli di quello che stiamo cercando di dire, forse anche in un modo eccentrico rispetto a quella che è una narrazione mainstream del nostro settore, che siamo molto più sostenibili di quello che forse eh, qualcuno può pensare. Perché il ruminante, parlo di ruminanti, è comunque un prodotto della terra. Dove c'è un ruminante c'è pascolo, c'è superficie agricola che fa sequestro, quindi compensa. E siamo un paese che non è che ha avuto una deforestazione per l'azotecnia ma al contrario un paese che, in cui le foreste aumentano quindi stiamo cercando di rendere sempre più oggettivo chiaro scientificamente corretto quello che è una situazione secondo noi positiva non dico felice ma positiva del sistema italiano eh, che riesce a equilibrare una Allevamento ad alto contenuto di conoscenza, perché l'elemento intensivo è un elemento fondamentalmente intensivo di conoscenza e competenza, con un sostanziale equilibrio eh, diciamo, agroforestale, pascolativo del nostro paese che addirittura è, è in aumento. Eh, concludo dicendo che eh, fa parte, qualcuno diceva, la, eh, come dire, la creare consapevolezza, creare buona informazione. Ecco, cerchiamo di farlo anche noi con strumenti. Diciamo, di piattaforme che possano far dialogare chiaramente il mondo scientifico, eh, le persone che hanno indiscusse competenze in questo settore e dobbiamo avere presente che forse, eh, forse non tutti sanno che nel nostro settore l'allevamento è in calo, quindi siamo a numeri che ci riportano quasi agli anni 60 come calo produttivo. Perché stare a fare agricoltura è un lavoro sempre più difficile, c'è una polarizzazione della società verso le, le città, quindi c'è. Un modello di sviluppo che, che noi in qualche modo cerchiamo di antagonizzare e quindi eh, questo è il, lo sforzo e il consumo di carne sono esattamente che sono calati gli animali, sono anche quelli diciamo, tornati indietro di tanti anni. Quindi quando si parla del settore il nostro invito è sempre quello di contestualizzare una realtà rispetto a quello che è una narrazione generale. Ecco. E questo fa parte della nostra esperienza. Grazie, grazie Giovanni Sorlini, il tempo corre veloce, abbiamo ancora mezz'ora. Ricordo che si possono anche inviare delle domande tramite il sistema eh, informatico elettronico dell'evento che mi appariranno su questo, su questo schermo, quindi se qualcuno ha delle domande specifiche nel corso di questo secondo giro possono essere poste. Io torno subito da Cristina Bombassei perché si è parlato anche di economia circolare, si fa riduzione delle emissioni con tanto fotovoltaico, tanto grazia, con tanto insomma, energie rinnovabili, però c'è anche una componente importante che abbiamo visto in vari casi che è proprio quella di... Efficientare e di rendere circolare la produttività. L'economia circolare nel eh, nell'economia di Brembo, come com entra e dove può avere un ruolo nella decarbonizzazione? Allora Ha un ruolo fondamentale e per alcuni dei nostri prodotti, tipo il disco freno, è un'economia circolare al 100%, perché noi prendiamo rottame, lo fondiamo nelle nostre fonderie e ne, 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 ne emerge il, 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 il disco freno. Noi non abbiamo però la possibilità di vederne il fine vita perché rimane sull'automobile. Abbiamo provato in passato a far raccogliere ai meccanici in, in dei contenitori ma non diventava più... Ad esempio più adesso con lo, con lo sharing che la proprietà dell'auto rimane in mano alla grande azienda... Cioè Potremmo valutare dei, dei nuovi progetti. La stessa cosa non accade invece per le pinze che sono in alluminio quindi hanno un processo diverso per cui appunto stiamo adattando un po' tutte le nostre... Eh, fonderie per cui stiamo come le dicevo prima eh, rivalutando dei processi di fusione che tengano anche conto che per esempio l'alluminio eh, senza l'aggiunta di silicio che è quello che facciamo oggi quindi l'alluminio puro porta a una circolarità diversa con del potenziale diverso e quindi stiamo rivalutando un po' tutto il processo c'è qualche invece ricerca e sviluppo che state facendo su nuovi materiali, nuovi Ass processi? Assolutamente, Brembo dedica il 5% del proprio fatturato da sempre alla ricerca, che come eh, potete immaginare, non è solo su, sul, sul processo, come vi dicevo prima, di sistemi produttivi, ma anche sui prodotti. E nei prodotti, non è solo sui materiali, sul design. Eh, ma anche proprio su un'efficienza, ehm, in questo caso il peso, più lo diminuisci, più eh, hai un minore impatto del, del, del motore sulla vettura e quindi hai una contribuzione maggiore anche alle minore emissioni che le vetture hanno i, i, in atmosfera. È nato un ultimo prodotto che abbiamo lanciato l'anno scorso sul mercato che si chiama Sensify, che è proprio un, un freno intelligente eh, con della sensoristica che permetterà... Al guidatore, di avere ehm, su, sulle quattro lati ruota una sensibilità sul freno con delle indicazioni e informazioni che arriveranno al cruscotto e quindi il guidatore potrà scegliere la modalità di guida, tra cui quella green verrà automaticamente suggerita. Quindi è un freno che è anche stato creato eh, proprio per un'efficienza. Massima energetica di utilizzo del prodotto eh, nel miglior modo e quindi andare a impattare sulle minore emissioni che la vettura, poi nel suo insieme, fa. Consideriamo che le vetture si arricchiscono sempre di più di sensoristica, di materiali, il futuro dell'elettrico, anzi il futuro, l'attualità dell'elettrico e quindi l'alleggerire anche nel, nel lato ruota col sistema frenante sempre più leggero, quindi con nuovi materiali, nuove leghe, e nuove eh, opportunità, va a influire moltissimo sull'impatto poi di emissioni che la, la vettura eventualmente può fare, elettrica e non elettrica. Ma tutta velocissima la mia curiosità personale, la differenza dei freni fra auto elettriche e auto normali? Non ci sono. Per fortuna ci, sono sempre, ci saranno sempre i freni, quindi noi contiamo di continuare con le nostre produzioni tradizionali, ma appunto questo Sensify invece sarà un'evoluzione veramente innovativa proprio di cambio di paradigma di quello che sarà il freno intelligente. Se mi lascia chiudere con... abbiamo parlato di... l'anno scorso abbiamo compiuto i 60 anni del gruppo e eh, invece di regalare il solito cadeau magari fatto nelle nostre fonderie per i 14.000 dipendenti abbiamo deciso di regalare un albero a ciascuno dei nostri collaboratori e quindi abbiamo creato una foresta da 20.000 alberi in Kenya che vuole essere un simbolo e un significato per andare verso questa direzione. E ogni collaboratore ha dato un nome e un cognome al proprio albero e lo, e lo può curare direttamente. Questo per vedere una versione anche positiva di quello che si può fare in un gruppo come il nostro. Grazie, grazie Cristina Bombassei, Luca Cassani, Epson. Uh, rimaniamo sulla compensazione. Come valutereste voi un buon progetto di compensazione? Magari un progetto come questo che è celebrativo, ma se doveste proprio scegliere, come dire, c'è cioè una parte del. voi state andando al 100% con le rinnovabili e quant'altro, ma se dovesse ricorrere a compensazione, eh, che, allora, come scegliere? Alla compensazione bisognerà ricorrere comunque, perché ci sono comunque delle emissioni che ahimè non sono eh, riduci, riducibili, no? Quindi la compensazione è qualcosa che ci sarà da fare. Eh, localmente noi facciamo delle, delle attività specifiche per specifici progetti, no? Uh, ad esempio, o di 20, sono due anni, quindi l'anno scorso e quest'anno saremo presenti al salone alla fiera del VISCOM, la fiera diciamo, della, uh, della comunicazione visiva. E lo stand sarà fatto con i criteri proprio uh, definiti dalla ISO che definiscono come deve essere fatto questo stand per essere diciamo a zero emissioni, no? quindi viene valutato il fornitore, vengono valutati i materiali che vengono utilizzati nello stand, si valutano i visitatori da dove arrivano, come arrivano e, e porto l'esempio dell'anno scorso perché quest'anno non è stato ancora fatto, c'è cioè a metà ottobre se non sbaglio, eh, lo scorso anno è emerso che il 93% delle emissioni è dovuto agli, ai visitatori no? e alla fine di tutto questo il progetto è stato compensato con eh, dei crediti di carbonio che erano legati ad un progetto eh, in Africa ehm, che è connesso alla produzione di questi sistemi di cottura no, che utilizzano nei, nei villaggi africani Polar, Bravo per, eh, eh, per abbassare poi le, le emissioni. No? E questo è un esempio. Altre attività che sono state svolte con la forestazione eh, sono state legate al, al nostro calendario. Noi, sono ormai quasi 20 anni che facciamo un calendario, stampiamo un calendario e ve lo presentiamo. Questo calendario eh, chiaramente ha delle, delle emissioni quando viene prodotto e viene presentato. Siamo andati appunto a, a compensarlo con delle forestazioni locali, le abbiamo fatte al Parco Nord, quindi abbiamo preferito fare una, una forestazione locale perché pensiamo che oltre all'aspetto diciamo, legato alla CO2 Rende più bello l'ambiente, abbassa le, le ondate di calore, insomma, una cosa, un aspetto sociale, si riqualificano delle zone che stanno andando un po' magari anche in malora. No? Oppure, sempre legato ai crediti di carbonio, abbiamo eh, compensato e stiamo compensando eh, la fase di utilizzo eh, delle Mona Lisa, che sono queste, queste grandi stampanti industriali che vengono prodotte a Como da Epson Como, che servono per stampare direttamente su tessuto. Quindi eh, abbiamo fatto una stima dell'utilizzo e ogni volta che vendiamo una di queste macchine diamo una sorta di certificato all'acquirente dove gli diciamo che l'utilizzo per quell'anno è stato compensato. E sono due anni che stiamo andando avanti con questo genere di attività. Grazie. Letizia Mastroianni, duplice domanda, molto semplice. Uno: quanto è importante comunicare le riduzioni di emissioni ai clienti, visto che voi avete milioni di visitatori ogni anno nei vostri store. E due, se si potrà pensare un giorno un sistema di compensazione delle emissioni sugli acquisti delle persone. Io arrivo, compro anche il mio prodotto in Alca e posso compensare se voglio, come si fa per il volo aereo, la spesa del giorno. È una domanda molto interessante, la comunicazione in questo contesto è fondamentale, proprio in quella... Visione di consapevolezza di cui parlavamo prima, quindi è importante eh, ridurre, è importante compensare, ma è importante comunicare: cioè, comunicare quanto è importante non eh, semplicemente come abitanti della terra, ma anche banalmente anche per una continuità del business. Noi eh, lo vediamo come le filiere sono, sono impattate, quindi è fondamentale eh, creare appunto questa, questa consapevolezza. E per quanto riguarda una compensazione diretta da parte dei clienti è sicuramente una, un progetto molto interessante. Eh, la, la compensazione è un cammino, anzi la riduzione di CO2 è un cammino, quindi sicuramente è un progetto che... Eh, Potrà essere molto interessante a livello, a livello di gruppo perché anche vediamo nei nostri punti vendita come la sensibilità del cliente sia, eh, sia cambiata, eh, l'attenzione alla sostenibilità, all'attenzione alla filiera corta sono temi che entrano nel discorso degli acquisti. Io non solo mi occupo di corporate responsibility, ma acquisto anche. E quindi eh, per me una duplice veste è sicuramente un aspetto che, che prendiamo sempre, sempre in considerazione. Velocissimo, e dare preminenza ai prodotti che hanno l'impronta carbonica ben visibile rispetto a quelli che non ce l'hanno sugli scaffali? Beh, eh, sicuramente. Se poi sei una buyer, quindi eh. puoi anche scegliere di comprare prodotti. <ride> Beh, noi scegliamo perché eh, Aldi ha l'80% di private label. Quindi vuol dire che noi abbiamo un impatto diretto su quello che acquistiamo, su, su quello che acquistiamo e lo abbiamo sia in termini di PEC e se anche in termini di perché no eh, carbon footprint e anche in questo contesto si inseriscono i seminari di cui parlavamo prima, devo dire che c'è stata un'ottima redemption, ha partecipato circa il 30% dei fornitori eh, che abbiamo coinvolto e è un risultato molto importante perché si tratta di qualcosa di gratuito e di facoltativo e questo è molto importante per noi. Insomma, vedremo al di fianco del, del bancone del biologico anche il, il, il bancone del low carbon. Il nuovo product. store concept. <ride> grazie, grazie eh, Letizia Mastroiani. Simone Molteni, torniamo da te di nuovo con la, con la compensazione. Ecco, com'è com voluta l'offerta dei prodotti di compensazione? Si inizia a vedere appunto sull'efficientamento energetico, qualcosa addirittura sulle comunità energetiche. Io, da tempo, promuovo come sfida per la lotta alla povertà energetica di andare a finanziare elettrodomestici ad altissimo rendimento, per, visto che in Italia il problema della povertà energetica è presente, quindi potrebbe essere anche una strategia di compensazione. Come stai cambiando proprio i prodotti da, da offrire a chi vuole compensare? Allora, noi abbiamo visto il mercato dall'inizio, avendolo fatto nascere, e quindi dal foglio bianco non c'era niente, i primi crediti ce li siamo inventati da era un seme che è diventato un albero. <ride> cioè, ce li siamo certificati da soli, con, uh, poi coinvolgendo dopo dei governi, prima il governo del Costa Rica per esempio, poi quello del Madagascar e poi gli altri. E poi dopo cinque o sei anni, da, dal momento in cui siamo partiti, è partito il mercato, quindi sono cominciati ad arrivare dei certificatori, degli standard che prima non c'erano, eccetera. Um, io questa, e, e, e con questo evidentemente si è facilitato il mercato, è cresciuto molto ed è per quello che oggi ci sono 10.000 realtà che fanno questo lavoro non ci siamo solo noi, per fortuna um, quello che, che è successo però è la cosa classica di quando tu standardizzi eh, delle cose per fare crescere un mercato, cioè che ci sono dei crediti che sono certificati che chiunque può andare a, a comprare anche senza uh, sapere neanche di cosa sta facendo, quindi avendo fatto un lavoro totalmente diverso fino al giorno prima può andare oggi sulla borsa a comprarsi dei crediti. Questo eh, ha portato a un eh, abbassamento della qualità invece che un aumento, purtroppo, rispetto a quello che avevamo prima. E noi vediamo una differenza incredibile tra i progetti in cui riusciamo ad avere un controllo della filiera o almeno qualcuno che è nella filiera e progetti che invece sono sul mercato ma creati in maniera, uso una parola brutta ma per far capire, un po' speculativa, no? cioè magari da un produttore che ha creato un progetto, l'ha certificato e poi sparisce perché non, aveva ben, cioè non era quello il suo obiettivo di vita. Eh, noi cerchiamo evidentemente di fare uno scouting molto più mirato perché il problema in questi casi è che tu hai dei crediti che sono anche certificati ma quando li hai comprati e scopri che ci sono dei problemi nessuno te li mette a posto perché non hai controllo della filiera già viste tutte queste cose tante volte. Eh, quindi il mercato è in grande evoluzione, siamo in una, in una fase secondo me ancora di transizione, perché come tutte le cose poi dopo si comincia a scremare eh, la qualità e si ritornerà alla fine su dei progetti anche di qualità. Eh, volevo aggiungere due cose nell'evoluzione, in quello che io ho visto in questi 22 anni, sia sul mercato dei crediti che in quello che vede e succede nel mondo delle aziende. Eh, oggi devono appunto, cambiare delle cose per migliorare la qualità. Qual è la cosa che vedo più interessante che sta succedendo oggi? È quella della filiera, cioè in particolare noi facciamo consulenza di strategia climatica per centinaia di aziende da tanti anni. Molto spesso noi troviamo in Italia in particolare, che è un posto dove costa tanto l'energia, dove ci sono poche materie prime, delle aziende che sono efficienti, infatti siamo il numero uno sull'economia circolare, tu lo sai bene. Eh, è numero uno è l'Italia, il no? sistema Italia. E quindi tendenzialmente trovi delle realtà che nel proprio perimetro hanno già fatto tanto, magari non tutto, ma quasi. Mentre c'è ancora tantissimo da fare all'interfaccia tra il fornitore. Il cliente, gli altri partner con cui lavora, eccetera. cioè a livello, lavorare a livello di filiera. Cito un esempio: uno dei nostri clienti per cui lavoriamo è Copitalia e Copitalia, da, da più di vent'anni, io sono il comitato giuria di, di Cop4Future, ha questo premio e invito a tutte le aziende che lavorano con loro, di monitorare, calcolare risparmi, cioè spingere sempre più in alto l'asticella. No? In Alca infatti ci siamo incontrati proprio anche nell'ultima edizione, voi avete preso anche un premio. Ehm, per questo, se voi andate a vedere il numero, cioè i, i volumi del possibile risparmio che un'azienda come un negozio, come una catena di supermercati può generare sulla filiera, se la spinge tutta e ha le leve per farlo, è di un ordine di grandezza superiore rispetto a quello che, o due ordini di grandezza superiore rispetto a quello che può fare all'interno del proprio perimetro. Quindi questa è la sfida di oggi vera e il secondo pezzo eh, Perfetto. Mi ha anticipato anche la, la, sfida, la domanda per Sorlini, quindi che volevo chiedere esattamente. Qui. E, e l'ultima cosa, chiudo in 20 secondi: per fare questo fino in fondo a livello di filiera serve anche finalmente che si risvegli la politica a un certo punto e prenda delle decisioni, perché alcune cose le può fare la filiera se si mette insieme, ma altre le deve fare la politica. Faccio un esempio semplice: se, vai, consu se fai consulenza a uno che costruisce navi gli puoi ben dire di fare per esempio la nave a idrogeno, di costruire l'idrogeno, ma se nel porto non c'è qualcuno che gli mette l'idrogeno dentro, è inutile che, eh, che questo da solo si lanci in una direzione o nell'altra. Quindi alla fine della fiera comunque servirebbe a un certo punto eh, che una visione dall'alto arrivi e prenda delle decisioni destra o sinistra chiare che permettono poi di sbloccare molto di più di quello che si può fare da soli a livello di filiera. Grazie, grazie Simone Molteni. e Eleonora Pessina, eh, tu ti occupi anche di diversità. Io volevo chiedere: il tuo CFO quanto viene poi a chiedere effettivamente le informazioni, eh, l'accuratezza delle informazioni, visto che oggi la disclosure sociale, ambientale, di governance, voi siete quotati in borsa, immagino bene, diventa strategica per una grossa azienda come la vostra. Come si lavora oggi sui temi di decarbonizzazione, poi non solo anche appunto. Anche sui temi sociali, col resto del management. Beh, allora, quando si arriva ad avere uh, un, um, uno stato avanzato da un punto di vista strategico um, in termini di strategia appunto di decarbonizzazione, il presupposto, quindi dobbiamo dare per scontato che sia così, è che c'è una grossa integrazione tra il management. Perché la gestione appunto è trasversale passa dall'RD. Agli acquisti, alla creazione di strutture nuove, come per esempio quelle che si dedicano esclusivamente al life cycle assessment, eh, passa dall'HR, passa da chi gestisce i building, passa dal manufacturing eh, per ovvi motivi, quindi passa dagli affari regolamentatori, quindi assolutamente è, eh, è, è tutto connesso. E il CFO beneficia e deve poter beneficiare di dati, di dashboard che gli danno la situazione. Non voglio dire in tempo reale, ma sicuramente periodicamente, di come stanno andando le cose. Anche perché, e sta nella strategia dell'azienda, ove il tema della decarbonizzazione sia particolarmente material peraltro per la competitività dell'azienda medesima, è possibile. Noi l'abbiamo fatto mettere la diminuzione delle emissioni assolute nell'ambito dei long term incentives del top management e del management nella politica di remunerazione. Così come abbiamo inserito elementi eh, similari e anche in questo caso aspetti di diversity negli short term incentives del management. Quindi devo dire che come succede, succede eh, eh, sulla base del presupposto che ci sia reale integrazione di governance in struttura organizzativa. Grazie, era molto interessante effettivamente. Anche, come dire, dare questi incentivi sicuramente accelera e rende più efficace le cose, appunto. Supporta. Supporta, supporta. E sì, giustamente quando devi rendere conto al mondo finanziario, che è sempre di più attento, e lo vediamo, a chi fa disclosure con molta, molta attenzione, questo può premiare sia dal punto di vista del valore finanziario, ma anche dal punto di vista del lending bancario. Concludiamo con Giovanni Sorlini, appunto c'era questo tema del, come dire, creare questo sistema, questa filiera. Come, come lavorate voi con i terzisti, i fornitori? Fate formazione? Li seguite? Fornite dashboard? Cosa fate? Con... Due, dobbiamo dividere in due, in due la domanda. Nel contesto dell'allevamento classico da carne, c'è una relazione B2B ehm, diciamo che può passare da mh, eh, sicuramente eh, momenti periodici, ehm, sia prodotti da noi, sia dai nostri clienti. COP è uno di questi, si chiamava COP, non è l'unico nel nostro sistema, che promuovono ehm, in modo complessivo la, le, le aggregazioni tra soggetti. Eh, nel caso del eh, settore della, diciamo del dairy, che è eh, diciamo molto più parzializzato, il supporto come sostegno tecnologico del mondo associazionistico delle piattaforme europee e globali è fondamentale. Nel senso che eh, da oltre dieci anni il nostro settore si è organizzato con delle strutture intermedie, multi-stakeholder, con all'interno il mondo scientifico i grandi produttori e le NGO per definire, diciamo in un modo eh, chiaro e eh, documentabile, quelle che sono gli aspetti materiali del nostro sistema. Quindi noi prima di altri ci siamo dati un linguaggio, una sorta di grammatica comune eh, eh, tramite questi soggetti che sono tra loro interconnessi, ma hanno livelli globali e locali per definire quali sono gli aspetti materiali del nostro settore. Sicuramente la decarbonizzazione è uno di questi, non è l'unico perché altri temi di grande sensibilità diciamo, noi li dobbiamo affrontare tutti i giorni, ma questo è il modo che oggi è, 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 diciamo, più strutturato ha consentito di avviare percorsi, progettualità e eh, attività di miglioramento. Noi abbiamo per esempio un progetto che si chiama allevamenti sostenibili che è eh, supportato dal mondo AIA Call diretti da alcuni nostri grandi clienti, che ci ha consentito di arrivare con strumenti digitali, oggi speriamo di potenziarli con una blockchain, eh, tutta eh, una serie di indicatori sia diciamo, di rendicontazione della loro efficienza, sia di posizionamento di mercato dei loro prodotti che chiaramente è un'altra espressione figlia di un'efficienza questo direi è la... concludo dicendo che mh, si parla prima di circolarità ecco, eh, forse noi siamo un, uno dei settori che eh, eh, diciamo, esiste solo se è circolare altrimenti non esiste e mh, non mi metto qui a elencarli ma eh, eh, mando solo un, così, un concetto eh, in base al quale noi conosciamo il bovino per produrre carni in realtà forse vediamo la paglia e perdiamo la trave, nel senso che dietro il prodotto carne il bovino produce un'infinità di altri prodotti alimentari che vanno in un'infinità di settori spesso sconosciuti, dalla cosmetica al farmaceutico, all'alimentare diciamo, legato agli additivi, agli aromi, è un'infinità di prodotti che stare qui a spiegare ci vorrebbero veramente delle, delle ore. Eh, abbiamo ancora in realtà 4 minuti, no, domande io sullo schermo non, non ne ho ricevute, non so se possiamo anche prendere dal pubblico con un microfono volante. Non abbiamo un, micro un microfono, le faccio io il balletto, non c'è problema. Se volete una domanda dal pubblico, se no la faccio io. Non vedo domande dal pubblico, la faccio io allora. Non lo vedo. Accordo di Parigi: quanto ha impattato chi vuole rispondere su questo? Quanto effettivamente ha cambiato il gioco delle aziende? tema di carbonizzazione. Eh, posso dire qualcosa solo per col microfono? Noi eh, diciamo, siamo in una supply chain eh, in cui diciamo, a livello diciamo, di mercato abbiamo grandi gruppi multinazionali, quindi nel nostro settore l'accordo la, di Parigi in realtà è, è stato vissuto come una trasposizione di obiettivi delle nostre grandi aziende clienti, che comunque per noi hanno governato la scelta di obiettivi e di strategie in questo settore. Prima battuta qualcuno, passo io il microfono anche. per chiudere, così almeno chiudiamo questo giusto. Per... Sì, no, in effetti... Sente, siete stati bravissimi con i tempi, gli altri tutti in ritardo, noi finiamo alle 45, spaccate come doveva finire il panel. L'accordo di Parigi in realtà ha, definito una, ha messo una pietra, no? una pietra miliare come è stato il protocollo di Kyoto. Adesso tutti abbiamo in mente questo 1.5 che deve essere in qualche modo rispettato e, e sappiamo bene anche che se, lo dovess, se fossimo così bravi da rispettarlo, comunque la crisi climatica e i disastri ambientali... Che ci sono, ce li porteremo avanti durante gli anni. Il prossimo panel che dovremo fare probabilmente dovrà essere quello dell'adattamento al mondo e il mondo dell'industria, visto che sarà uno dei grandi temi su cui anche fare compensazione. Tra l'altro, adesso alla COP sulla biodiversità di Montreal si parlerà anche di compensazione della biodiversità, che è un tema che al mondo, soprattutto dell'agroalimentare, ma non solo, interesserà, interesserà, tant interesserà tantissimo. Io vi ringrazio per aver seguito questo, questo panel, interessantissimo, ringrazio tutti i nostri speaker che sono intervenuti qua e vi auguro a tutti una buona continuazione e buona giornata.